Ciao ragazze, allora questa settimana ho realizzato tutte le parure Swarovski che devo fare dei regalini e vi faccio vedere che cosa ho creato. Questi li lascio nella scatola perché l'ho sistemati nella scatola per regalarli, ma li devo tutti togliere, non mi va. Oggi sono pigra perché vado proprio di corsa. Allora, spero che si vede bene, questo è un cuore Swarovski. L'ho montato con, ecco, così si vede benissimo. L'ho montato con questo moschettone, diciamo moschettone, e con la catena in argento e i cuori. Spero, insomma, che come idea, ma devo dire che è carino il cuore. Vediamo se riesce a mettere a fuoco, ecco, è proprio carino. Poi ho realizzato questi cuori anche. Semplici, boreali, poi questi anelli, scusate se faccio soltanto una mano ma non avevo il tempo di montare il cavalletto. All'anello vi faccio vedere il cuore, ecco qua, cuoricino montato semplice, un anellino d'argento. Questa è una bellissima idea, l'avevo già fatti realizzati degli altri ma non ve li avevo fatti vedere con l'occasione, sì, con tutti i compleanni che ho, comunioni, ecco. Anche questo è fatto con la pallina Swarovski, montato semplice, carino, fa la sua figura, carinissimo. Poi ho fatto le farfalline, che il colore non è proprio questo, diciamo che è così il colore, è carino, sono carini, semplici semplici, come sempre faccio le cose molto semplici, alle volte complicate, alle volte proprio estremamente semplici. Poi ho fatto quest'altra che vende l'idea sul verde, i goccioni, i classici goccioni della Swarovski montati sempre così semplici, e montato così un ciondolino su una catenina d'argento, proprio niente di complicato, niente, proprio sono andata sul super semplice, visto che i regali da fare erano tanti. E poi questo,